l'accato di Antipasti la fame. Eccomi qua per presentarvi Marcello, che è lo chef Boiello, che fino adesso appunto sto impegnato in cucina e che fra poco vi presenterà anche i piatti e le ricette di pasta, e Ferdinando, che è il nostro macellaio e che ci presenterà dopo l'intervento sul mondo della carne anche piemontese. Per me è stato un po' difficile, visto il clima così caldo, preparare dei piatti a base di carne, che di solito quando si parla di carne si parla di piatti abbastanza sostanziosi. Comunque sì, abbiamo un attimino rivisitato il brasato, per dire. Infatti nella nostra tofa andremo a riempire la tofa appunto preparata, precotta, con una carne brasata. Per i due piatti principali, sia per la tofa che per il vermicello, ho utilizzato della polpa della parte dell'anteriore della veste. È una parte, tra virgolette, meno nobile, perché ha un costo sicuramente inferiore rispetto ai classici tagli di carne che si usano spesso anche in casa, ma anche nei ristoranti. Ci sono molti ristoratori che sono convinti che più la carne costa, più il piatto è buono. Invece non è così. Ogni tipo di carne, poi il maestro macellaio vi spiegherà, però ogni tipo di carne è adatto per certi tipi di preparazione. Ultima ricetta, un rigatone romano con degli straccetti di carne bianca e tacchino, pesa di tacchino, tagliata molto fine, spadellata molto velocemente ad alta temperatura, e la andiamo a servire con dei funghi porcini e del tartufo estivo, del tartufo nero. Sia i funghi porcini che il tartufo nero, raccolti personalmente dal mio collega che in cucina, è un tartufaio, è un fungaiolo, e ieri mattina si è recato a prendere appunto il tartufo con i suoi cagnolini e i funghi porcini.